Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 20 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Ottimo umore grazie al sestile Luna Giove. In una botte di ferro, anzi di bronzo, il metallo attribuito dalla tradizione al grande Giove, ormai ben piazzato nel vostro segno. Quest'oggi in sestile non solo a Saturno, ma anche alla Luna cancerina, dolce e voluttuosa. Magari l'energia non è al top, ma sempre per via del vostro potente inquilino preferite nascondere le vostre debolezze dietro al suo scudo regale, che vi fa sentire al sicuro. L'essenziale è salvaguardare la serenità e mettere d'accordo il vostro mondo sociale, anche a costo di rinunciare a prendere posizione. Come un glicine violetta gli ideali pacifisti hanno attecchito sui muri fortificati della vostra vita. La sicurezza l'avete già in voi stessi e non avete bisogno di conferme, i veri valori in cui credete che intendete salvaguardare a qualsiasi costo sono l'amore, la concordia e la bellezza. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I single incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. Parla e atteggiati come un vincitore. Sarai particolarmente curioso. Misteri, segreti, intrighi ti attireranno. Oggi potreste avere delle occasioni irripetibili da molti punti di vista, concentratevi solo su quelle che ritenete più importanti e datevi un modello di comportamento per fare le scelte giuste. Non buttate via le ottime occasioni che oggi potrebbero presentarsi, Luna e Venere sono in buon aspetto ma vanno incentivati tutti i rapporti se volete cogliere le occasioni giuste. Difficoltà con genitori, autorità, datori di lavoro. Sii più accomodante. Oggi non concedetevi facilmente, chi vi ama veramente o vi tiene a cuore saprà attendere. Possibilità di rimborsi per i nati di martedì e venerdì. Per tutti gli altri una luna capricciosa farà addensare una certa ansia soprattutto nella prima serata. Fate attenzione agli oggetti piccoli e preziosi, potreste smarrirli. Oggi scoprirete una piccola e insignificante bugia ma che vi procurerà un fastidio terribile, se pensate che la vostra fiducia sia stata tradita cercate di ridimensionare il tutto. In fondo si tratta di un piccolo incidente di percorso. Stress e pigrizia messi insieme vi potrebbero rendere la giornata davvero noiosa e uggiosa, cercate di organizzare la serata in modo da essere in compagnia di amici e persone simpatiche. Non vi curate oggi se il giudizio degli altri riguardo il vostro atteggiamento è severo, badate piuttosto di rigare dritto per la vostra strada e, anzi, di accompagnare la presente giornata con ogni sforzo utile per realizzare i vostri progetti. Non è il caso di esagerare, in amore e nel tempo libero. Fase da orso bruno, alla quale già caratterialmente non siete estranei. Non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. La diffidenza può essere utile fino ad un certo punto, poi diventa diseducazione da parte vostra, nei confronti di chi cerca di fare al meglio il proprio lavoro. La Luna nel segno amico del Cancro dona buone indicazioni in ambito familiare e anche piuttosto benefici gli influssi che vi arrivano sulla forma fisica e la possibilità di esibire la vostra bellezza, specie se appartenete al gentil sesso. Il quadro dei transiti planetari permette a molte vostre intenzioni di arrivare alla destinazione prescelta, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Ottimo inizio di settimana, anzi splendido. Grazie alla Luna cancerina, dolce e romantica quanto voi, in sestile a Giove e per di più sostenuta dal trigono di Saturno, che conserva e stabilizza ciò che di bello la vita regala. Un po' lunghi e fastidiosi gli spostamenti per andare al lavoro, le solite code ai caselli dopo un weekend sempre più verde per molti, ma con la pazienza e la serenità che guidano la vostra vita da quando il padre degli dei, generoso e pacifista, è venuto a trovarvi, non ne fate una questione, sono solo quisquiglie, i veri problemi del mondo sono altri. Amore ed Eros. L'amore è un sentimento spontaneo che vi sgorga dal cuore, lo riversate sul partner, sui figli, su chiunque vi sia caro,
ma un pochino lo riservate anche a voi stessi, perché chi non è capace di volersi bene non ne può volere nemmeno agli altri. Siete single alla ricerca di tenera compagnia? Dovete essere molto attenti all'ascolto di un cuore timido, che può cominciare a battere proprio per voi questo nuovo giorno di giugno, specie se nati nel mese di aprile. Luna, Giove, Plutone, insieme a Nettuno solleticano il gusto di piacere e affinano la tendenza all'eleganza in cui siete veri maestri e il vostro fascino molto sobrio sarà molto apprezzato. Lavoro e denaro? Giornata clou per una trattativa, conclusa con abilità e un buon pizzico di fortuna. Salvifico il ripasso con i compagni di corso in vista di un esame, ma nella battuta finale tenetevi almeno un paio di giorni liberi per memorizzare i vostri appunti in solitudine e fissarli in mente in modo indelebile, anche se Giove vi porta fortuna, tutto è subito e non sempre funziona bene, il vostro obolo al pieno successo dovete pagarlo anche voi. Seguite la via di un'attività, dipendente o libera che sia, ve la sapete tenere ben stretta, attività dove vi potete far valere sempre più, compiendo passi avanti, anche se si tratta di piccoli passi, verso una promettente carriera. Urano e Nettuno, insieme a un concreto e promettente Giove, tutti benefattori per il vostro segno, combinano una triangolazione fortunata, che permette al vostro modo di pensare, di trionfare. In uno scenario sociale non proprio easi per l'occupazione e la possibilità di crescita professionale, voi costituite una felice eccezione. Benessere. Forma splendida, luccuratissimo e cuore felice, con un tris così non potreste aprire meglio la settimana lavorativa. Per straffare indossate colori pastello, rosa salmone, azzurro cielo, verde chiaro, particolarmente adatti al vostro segno. Bijoux in tinta, meglio montati in oro rosso. Per lei, inutile insistere, l'amico del cuore ha parlato chiaro, amicizia punto e basta, oltre quello non si va. E allora? Cambiate preda. Per lui, di impegni e affari ne avete abbastanza, non vedete l'ora di correre a casa e rilassarvi, prima una lunga doccia, poi una pizza guardando un film. Piaceri frugali ma sani. E poi a nanna presto. Colore delle emozioni, verde erba. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.